compra una macchina marcata CE nuova, quindi in teoria sono completamente a posto, ma l'esperienza ci ha insegnato che non sempre sei a posto. Cosa devo fare per cautelarmi? Vediamo di fare tutto il percorso. Sì. Possibilmente prima di ricevere la macchina dovresti farti dare la dichiarazione di conformità, sarebbe molto carino. Perché? Mm. Perché dentro la dichiarazione di conformità puoi vedere quali sono le norme armonizzate che hanno applicato. Mm. Nella dichiarazione vedi la data, non sia 15 anni fa, e che le norme armonizzate facciano riferimento a delle date abbastanza recenti. Mm. Magari il tuo RSPP sa quali sono le ultime norme armonizzate, se vede un numero 292 del 2004, del 2002, dice ah non c'è più, adesso c'è la 1200, ma comunque vabbè, un'occhiatina di dichiarazione di conformità, anche per sapere prima se ce l'hanno, non sempre è una cosa garantita. Perché c'è aggiornato. E il manuale istruzioni? Poi guarderei il manuale di istruzioni e soprattutto il manuale di istruzioni guarderei le avvertenze, che sono la parte più importante, per vedere se ci sono delle condizioni particolari di installazione, di manutenzione, che non nascondano qualche sorpresa per la mia particolare situazione. Cioè stai dicendo che le avvertenze possono permettere di scaricare una parte della responsabilità dal costruttore al... Certo, uno dice mi raccomando, però il raffreddamento deve essere garantito sempre, perché altrimenti la macchina è pericolosa. Allora tu come fai a garantire il raffreddamento, non so, della camicia? Che impianto hai di raffreddamento? E se manca la corrente, l'acqua di raffreddamento circola lo stesso, c'hai qualche sistema e così via, se hai degli sfiati, se hai insomma. Quindi sostanzialmente bisogna guardare se esistono le carte, come sono fatte le carte. Esatto, e queste carte cosa comportano per la situazione in cui tu le installi? Deve essere all'aperto, deve essere al chiuso, ci vuole un ambiente ben aereato, perché il fabbricante, il costruttore intelligente, tutte le cose che lui ha valutato come rischio residuo, quando fa la valutazione dei rischi, lo deve segnalare, lo segnala nel manuale delle istruzioni, è la cosa più importante. Quindi il manuale di istruzioni deve essere nella lingua dove viene utilizzata la macchina. Assolutamente sì, tantissimi, specialmente se si compra all'estero, cercano di rifilarti il manuale in inglese. Mm. Sarebbe un obbligo previsto dalla direttiva che sia nella lingua dell'utilizzatore, anche perché altrimenti se tu non lo puoi dare agli operai, ai capi turno o ai tuoi preposti perché lo legano, sei tu responsabile, quindi è meglio che sia in italiano. Quindi poniamo che ci sono le carte a posto, che la macchina sia esteticamente a posto, ho la macchina installata presso il mio stabilimento e succede un piccolo infortunio, facciamo niente di gravissimo, un piccolo infortunio. Che succede? Ah, allora che succede? Diciamo che io chiamo il mio RSVP e gli dico ma tu l'hai guardata bene la macchina quando funziona, hai esaminato tutti gli aspetti possibili, immaginabili, hai un allegato 5 del testo unico con un elenco di requisiti, c'è qualche vizio palese, cioè qualcosa che bisogna arrampicarsi sulla macchina oltre 2 metri per fare quella certa operazione di taratura, oppure bisogna aprire, mettere, per pulire, infilare la mano in un certo posto, oppure c'è una protezione mobile, una barriera però, mobile. Come io guardo le cose prima è diverso da come le guardo dopo l'infortunio. Cioè io quando uso la macchina ho la sensibilità di non bloccare la produzione, non rallentare, non dare fastidio agli operai, cioè, ho tutta una sensibilità diversa rispetto al PM che manda i suoi tecnici e non cercherò un nesso causale, cioè. Esatto, e il giudice dice, il PM dice tra l'evento che si è generato, tra quello che è successo e la colpevolezza, che nesso causale trovo, cioè il comportamento di chi si è fatto male, è un comportamento abnorme o è un comportamento ragionevolmente prevedibile? Quindi c'era un vizio nella macchina di cui avrei dovuto rendermi conto subito e avrei dovuto subito contestare al costruttore. Cioè, la macchina va guardata, non si può accettare soltanto perché è marcata CE, perché poi in sede di giudizio il giudice può dire se tu avessi messo una fotocellula in più, se tu avessi messo
avevi posizionato il micro switch, il fine corsa in quella posizione che in maniera tale che non poteva essere eluso, se l'infortunio non succedeva, a questo punto chiamano te che la stavi usando. Chiamano te, il costruttore, il distributore, tutto. Chiameranno magari anche il costruttore. Il costruttore potrà dire: ma io avevo scritto nel manuale che bisognava. Cioè, è sempre un'avventura. Però è sempre un'avventura. Lì c'è la posizione di garanzia, cioè il costruttore marcando CE garantisce che la macchina sia a norma, sia a posto. L'RSPP controllando la macchina garantisce che ha guardato le cose che fossero a posto. Tu, datore di lavoro, garantisci ai tuoi operai che la macchina non gli faccia del male. Capito? Devo, cioè, tutta stare, devo stare attento che non ci siano dei vizi palesi, cioè delle cose che posso riscontrare durante il funzionamento, avendo l'esperienza del funzionamento, essendo io uno esperto che usa quella macchina perché gli serve, perché produco con quella macchina, non devono esserci dei vizi palesi, che è evidente che se uno fa una certa operazione, che è vero che non dovrebbe, ma come mai l'ha fatta, ma non mi sarei mai immaginato, ma si poteva fare, quella cosa non deve poter succedere. Il comportamento abnorme deve essere proprio: ho preso la chiave inglese, ho smontato, ho tolto la protezione fissa e ci ho ficcato dentro le mani. Allora a quel punto lì è difficile, la macchina è sicura. A meno che quella protezione fissa non mi impediva di fare un'operazione che ero costretto a fare periodicamente. Che allora la protezione è sbagliata. Esatto.